A che punto siamo con l'impaginazione? È quasi finita. Bene, il territorio sta cambiando pelle e noi stiamo assistendo ai soliti passi della criminalità organizzata. Questa foto, piazzala in prima pagina. E scrivici chi sono questi signori all'inaugurazione. Mimmo, qui se l'affare della discarica passa alla regione, e passa, siamo fottuti. Questa zona è contaminata da anni. Ci vuole qualcuno che si metta contro questo apparato. Questo Riva sta cominciando a stancarmi. Guarda che ha scritto. Ma leggete! La pubblicità negativa che sta facendo quotidianamente il direttore del vostro giornale verso tutti i miei amici mi farà prendere delle drastiche decisioni. Guarda, io fra 6 mesi ho un'elezione. Lo so. Questa storia l'ho presa troppo alla leggera. E tu pensi con le parole di poter convincere uno che scrive, Gaetà? Con l'omicidio Barbieri in paese c'è un sacco di confusione. E abbiamo bisogno di tempo per capire. E le tue figlie hanno bisogno di te. E allora aiutami! Aiutami! Mi sa che mi devi dare un passaggio. Che mi stai nascondendo? Non vorreste essere liberi, creando qualcosa di soltanto vostro. Lei non ha mai paura. Cosa ce l'ha staccato? Stamattina. Strano. Abbastanza, sì. Facciamola noi. Una bella pulizia. Sì, signore. La mia idea è quella di creare un giornale tutto nostro, senza padroni. Io ci sto. Io ci sono. Ci siamo tutti. La parola, la ricerca della verità, il coraggio della denuncia. Ecco, queste sono le nostre armi. Mimmo ha ragione. La gente ha bisogno di sapere quello che succede. Non ne vale veramente la pena. Siamo giornalisti e in quanto giornalisti dobbiamo ricercare la verità. E le verità raccontano i fatti. E i fatti hanno sempre nomi e cognomi. Sempre.